Signore e signori, buongiorno! Come si evince dalla fontana alle mie spalle, siamo Borgo Bisano, saluta gli ospiti, siamo a Bisano! Questo è Bisano, che è un paesino, credo sia nel comune di Monte Renzio, potrebbe anche essere Monghidoro, effettivamente non ne ho proprio la certezza matematica. È Bisano Adriatico! No! Anzi, andiamo a fare un giro su per la montagna che rimane dietro questo palazzo. Andiamo al mare? No, decisamente no. Andiamo a scalare la montagna. Oggi è l'11 di febbraio del 2021, è giovedì. È praticamente l'ultimo giorno, prima perché arriva già da oggi pomeriggio stasera, che arriva il Burian. Quindi è l'ultimo giorno con temperature, diciamo, umane. Perché poi nel fine settimana sono previsti -8. Yeah! Questo è il fiume Idice e come si vede non è proprio basso basso e quindi non si può passare per di qua, perché qui tecnicamente c'era un guado, insomma un passaggio, non è un ponte, insomma, però ci sarebbe il passaggio se il fiume fosse un po' più basso. Quindi niente, ci tocca fare tutto un giro in giro assurdo. Ti butto nell'acqua! Qui dobbiamo guardare. Oh signore! Mettili al telefono. Allora, aspetta, eh! Venga a lanciarti, tipo Bimbi. No! Oh! Ok, sportiveggianza! Lì è un po' controluce, quindi non so se si vedrà, insomma, comunque c'è un campo dove andranno con moto, quad, robe di questo tipo, presumibilmente. Veramente bello qua. Quello lì è il Monte delle Formiche. Questo è il sentiero. Sentiero. Acquitrino. Che cacchio. Comunque sulla mappa questa cosa è segnata come strada. Strada, cioè non è un sentiero, è una strada sterrata, d'accordo, ma una strada. E io mi sono messa queste scarpe che ovviamente avevo lavato, no? Quindi erano belle pulite, anche la tuta era pulita. Bene. Ne abbiamo già viste tantissime di impronte, e non solo di quelle tipo cinghiali, cervi, ma anche di robe tipo cioè cane, lupo, volpe, non lo so. Quello è sempre il Monte delle Formiche. Siamo messi così. Di cos'è questa impronta?
Si vedono proprio le unghiette lì. Sì, lo squish squish sono le nostre scarpe nel pantano. Ora, che ci fosse un po' di fango era prevedibile, perché comunque sia non fa altro che piovere, quindi... Ma così? Asfalto! Pausa pranzo. Claudio, vabbè, la monotonia è quello che ci piace. Panini col tonno. Io ho le fette di segale e poi una cosa fichissima. Sto mangiando anche i tuoi capelli. Ti arrivano col vento. Te lo taglio. No. Fatto, cioè è pane praticamente, è fatto, cioè pasta di pane, farina integrale e acqua, e però anziché averlo cotto nel forno, c'è una macchina incredibile, è cotto con la piastra di waffle, quindi è panino waffle con il formaggio vecchio, viene molto bene cotto nella piastra dei waffle. Se avete la piastra per i waffle, cuoceteci il pane dentro perché merita. E dopo le carotine, perché abbiamo mangiato anche le carotine, sì. È il momento della frutta. I biscotti con i ribes dentro. Frutta. Frutta, infatti, frutta. Mi sovviene un quesito. Ora, qui il sentiero è segnato e si vede chiaramente, c'è anche il numero, vabbè, ora adesso è un po' cancellato, comunque è chiaramente segnato, no, il sentiero. Però hanno messo questo cartello. Secondo me è semplicemente che il proprietario del terreno, che dovrebbe lasciare il diritto di transito, non ha voglia che la gente passi per di qua e ha messo sto cartello. Un po' illegale? Secondo me sì. Questa nuvola sta coprendo il sole e è improvvisamente venuto un freddo birichino. Siamo sul crinale, infatti si vede il panorama sia di là che di qua. Questo suono, che non so se si sente, ma sembra un segnale alieno, è fatto dalle pale. Qui ce l'abbiamo proprio sopra la testa. E quelli sono i bulloni che lo tengono fermo. Attenzione, caduta ghiaccio. Sta arrivando della nebbia o delle nuvole basse. E le pale cominciano a scomparire. Lì le pale stanno scomparendo. E anche queste. Voilà. Signori, siamo arrivati al confine con la Toscana. Di là è Toscana. Di qua Emilia Romagna. Questo ultimo coso segna praticamente il confine. Dalla parte di là è Toscana e non ci possiamo andare perché non si può passare da una regione all'altra. Ok, però Toscana, mi aspettavo ci fosse un cartello, qualcosa, invece no. Bene, mo torniamo indietro, anche perché c'è la nebbia, sta arrivando il Burian e si sente. Si è praticamente fermato, com'è possibile? Era un gran vento.
vento. Si è ricominciato ad andare. Stiamo scendendo per la strada asfaltata, così magari evitiamo un pochettino di fango. E siamo arrivati a Bisano. Cioè, la macchina è più in là, però vabbè, insomma. Questo sotto è il fiume Idice. E stasera non ci vogliamo premiare con dei bei tortelloni di zucca fatti in casa da noi? Eh? Buoni! Vabbè, il bimbo le vuole con la panna. È panna vegetale, però. Sei sicuro? Sì. No. Ah, ma allora l'ho finita. Quella è panna vera. Era più buona quella vegetale, comunque, ti dirò. Tutte nomi di zucca. Con la buona salvia del giardino. Ciao, ciao.